Ciao Patati, questa sera mi ha giunto un accorato appello e quindi cercherò di risolvere i vostri problemi. In questo periodo di quarantena, di isolamento e tutto, pur di sopravvivere, avete tirato fuori i giochi di società e riunito la famiglia. Così avete scoperto le vostre pecche e quindi avete chiesto a me di porre rimedio. Quindi, in questo video cercherò di spiegarvi come si disegna nei giochi di società per vincere. Quando ai miei tempi giocavo, quando ero adolescente, quindi 2 o 3 anni fa, quindi non è che mi ricordo bene le regole, comunque, quando ovviamente vincevo, mi dicevano, perché tu sai disegnare, sto par di ciuffoli. In realtà, in questi giochi, il saper disegnare può anche essere un ostacolo, perché metti che uno vuole, deve disegnare. Che ne so, un camino parte dal salotto, fa le piastrelle, fa la tappezzeria e poi scade il tempo e non ha disegnato il camino. Quindi in realtà non c'entra niente saper disegnare, anzi, quindi non trovate scuse quando vi chiedono di giocare. Ne approfitto, già che parliamo di giochi, di bervi uno sciottino oppure urlare yeppa ogni volta che faccio deglutisco perché sto morendo disidratata. Quindi mi raccomando, se poi diventate alcolisti, vabbè, è un effetto collaterale. Comunque, tornando a bomba, allora in realtà il segreto è cercare una caratteristica della parola e partire da quella. Quindi poi, mentre giocheremo, cioè giocheremo, vi farò degli esempi, cercherò di spiegarvi i punti salienti di una cosa. Cioè, ad esempio, se si vuole disegnare una giraffa, basta fare un tondino, un collo lungo, un coso e 4 zampette, invece di fare lì le cornina di qui di là che poi siete. Non siete capaci, fate delle porcherie che. Quindi andremo ad analizzare. Io ho cercato in rete, trovato queste parole. Ok, quindi cercherò di spiegarvi queste. Tra l'altro, se voi non avete questi giochi in scatola a casa, ma ormai li potete scaricare, ok, ce ne sono di diverso tipo, e poi si deve disegnare, e poi ci saranno anche delle app al PC, o al PC o al telefono, quello che è. E quindi il disegnare a matita o disegnare sullo smartphone, su uno schermo, col ditino, non vi cambia nulla. Quindi diciamo che ci riuscirete. Quindi let's go! Allora, accontentatevi delle mie solite inquadrature avveniristiche perché non ho trovato modo di mettere il cavalletto in un modo decente. Quindi attaccatevi al tram. Allora, queste saranno, non so se le farò tutte perché sono un sacco, però fuori gioco c'è il cavallo perché ho avuto la richiesta esplicita di disegnare il cavallo. Io ora disegnerò, manco usassi la tavoletta, guardando lo schermo del telefono, quindi vabbè, proverò. E tenendo con solo il mignolino un foglietto. Quindi cominciamo col cavallo. Che cos'ha il cavallo? Il cavallo ha muso lungo, nell'orecchio, della criniera e quindi poi ha 4 zampe, pipi pipi pipi, sono un po' di più, e poi ha la coda. Gni, 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 gni. Quindi questo è il cavallo. Sfido voi a non capirlo, fategli le narici grosse, però insomma, come vedete, non è che serva a disegnare, ma serve far capire le cose principali. Poi passiamo al topo. Che cos'ha il topo? Il topo ha le orecchie grosse, è piccolino, eccetera, eccetera, il muso un po' a punta. Potete fare o il famoso topo trick, questo, se no il classico topo che è fatto così, vabbè, con le orecchie, la codina, aspetta che c'ho sto pulsante qua della camera, e la codina e gli occhietti così e via. Aspetta, ve lo faccio un po' più. La codina, le orecchie, voilà, il naso da topo e il topo, cioè non è che c'è tanto da fare. Poi cosa c'è? Il fungo, vabbè, il fungo, cosa c'è al fungo? La capotta, il gambo, se volete fare i pallini della manita lì come si chiama, e voilà, il fungo è questo, cioè fate l'erbetta. Cioè. Poi cos'altro c'è? Il biglietto, vabbè, il biglietto magari è un po' più difficile, potete fare. E non mi ricordo se si può scrivere, no, non si può scrivere né dire nulla, quindi boh. Fate un pezzo di carta o provate a fare una banconota, i simboli non so se si possono fare, comunque non so, provate con le monete, questo ci mettete dei numeri, i numeri non mi ricordo se si possono usare, oppure un biglietto che si strappa tipo del cinema,
E se no il biglietto quello, vabbè, una volta si obliterava, quello del bus, e quella data, disegnateci un bus, che ne so, il filo bus, perché qua c'è il filo bus, e via. Poi eruttare, chi è che erutta? Il vulcano. Quindi, voilà, inutile che disegnate, che ne so, Stromboli e Vesuvio. Magari se volete far capire che ho monte ci fate le casette. E voilà, e poi tu, fate vedere che... Se vi dicono vulcano, indicate la lava, il movimento, fate la pilli, fate quello che volete, pezzi di lava, la lava che cola, bla 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 bla. Se volete fare gli omini che scappano... Insomma. Poi cosa c'è? Visiera. Allora, visiera. Cos'è la visiera? È un pezzo di un cappellino. Quindi potete fare così. Fate magari gli spicchi, che si capisce. Voilà. Poi non so se potete indicare, fate la freccia, insomma, fate così. E... Se no, cos'è che è la visiera? Tutto il casco. Il casco, insomma. Fate una roba così, così. Indicate questa, che magari si alza e si abbassa, non so se mi ricordo se potete mi male. Comunque questa è la visiera e questo è un casco. Poi cosa abbiamo? La pioggia. La pioggia, fate una nuvoletta, piripì, e la pioggia. Dicono la nuvola, dite la pioggia, fate le pozzangherine. Poi non so, dipende quanto tempo avete. Fate un ombrello. Così. Poi cosa c'è? La pelle d'oca. Allora, pelle d'oca, è inutile che state dure a far capire la pelle, associateci subito l'oca, no? Quindi, che ne so, fate un braccio. Aspetta che ora non mi metto a fuoco. Yuppie! Vabbè, insomma, fate un braccio. E poi ci disegnate subito un'oca dietro. Allora, ci disegnate, questa è un'oca, fate così anche questo è il becco, fa che fa qua, riesco a tenere il foglietto, e voilà, questa è un'oca e fate vedere la pelle, no? Se no cosa fate? Uno che si squarta. Poi cosa c'è? Il meccanico. Allora, il meccanico cos'è? È un omino con una chiave inglese. Che aggiusto le macchine. Wow. Questa è una macchina, queste sono le rotine, e voilà. E poi indicate lui. Tic tic. Chiaro? Poi il nido. Il nido, fate una roba un po' incasinata. Ci mettete due uova. Ci fate un uccello dietro. Tic tic. Questo è il becco, un occhietto e voilà, questo è il nido. Se volete far capire che questo è un uovo, insomma, se avete incasinato, e via, fate il vermetto. E via, quindi credo di esservi stati di aiuto. Bene, adesso sapete tutti i segreti per diventare milionari con i giochi di società. Se diventate ricchi, mi raccomando, ricordatevi di me che vi ho imparato le cose. Per il resto basta, come al solito, condividete, iscrivetevi, tanto non lo fate, ma io ve lo dico lo stesso perché mi auguro che prima o poi, mossi a compassione, lo facciate. E quindi ciao ciao, alla prossima!